ragazze, eccomi tornata con un nuovo video e guardate oggi che cosa ho qui vicino a me. Avete capito bene ragazze, oggi nuovo video e vi ripropongo un What's in my bag. Sono stata ispirata, a dire la verità, da questo weekend, nel senso che domenica praticamente ho fatto un po' il cambio borsa, sapete, con le stagioni, quindi quando escono le bellissime giornate i colori impazzano praticamente e a me piace tantissimo il bianco per l'estate, veramente mi fa impazzire e quindi mi è venuta in mente questa idea perché effettivamente io il primo What's in my bag l'ho fatto per la prima volta a novembre, vi lascio poi il link in descrizione, praticamente era uno dei primissimi video che facevo quando ho aperto il mio canale, quindi ero un po' inesperta sui montaggi, sull'editing, ero anche un po' impappinata. Comunque, se volete farvi due risate vi lascio qui sotto il link nella descrizione. Comunque, veniamo a noi, ho deciso ragazzi di farvi un What's in my bag aggiornato, è tipo una summer edition, quindi un'edizione estiva. Allora, come prima cosa ragazzi voglio farvi vedere la borsa in questione. Questa qui è una borsa che io veramente adoro ed è, vedete, della Blue Girl. Adesso spero che questi riflessi vadano via. Comunque questa qui è veramente bellissima, è una borsa che ho acquistato non quest'anno, cioè non il mese scorso, due mesi fa, l'ho acquistata la stagione scorsa su Amazon by VIP. Se nessuno di voi ha mai conosciuto questo tipo di applicazione, vi lascio comunque sempre in descrizione il riferimento dell'app, perché potete trovare veramente tantissime occasioni per quanto riguarda brand abbastanza importanti, quindi di prezzi che quotidianamente non acquistereste. Tipo questa borsa veniva, se non sbaglio, sulle 254 euro, io l'ho pagata solamente 80 euro, quindi sono stati veramente 80 euro spesi super super bene, anche perché questa è una borsa che va veramente con tutto, vedete, dei colori molto molto classici e molto estivi, quindi la sto sfruttando tantissimo e la stagione scorsa l'ho sfruttata e strasfruttata. La cosa bella è che ci sono anche, vedete, la tracolla e i manici, quindi potete portarla o a spalla oppure per l'appunto come una borsa normale. Passiamo a cosa c'è dentro la mia borsa. Non l'ho svuotata dal weekend scorso, quindi da sabato e domenica, non ancora la svuoto perché non ho ancora avuto tempo e ho voluto cogliere l'occasione per fare per l'appunto questo What's in my bag. Vi faccio vedere prima com'è fatta la borsa, vedete? Allora, praticamente è una borsa molto molto semplice, ci sono due taschini qui che spero si riescano a vedere, l'interno che è molto molto spazioso e poi c'è questa zip qui, questa taschina piccolina all'interno. Praticamente non ha niente di diverso dalle altre borse, è molto molto comune, però è capiente, veramente tanto tanto capiente. E poi è carinissima questa trama che c'è all'interno, vedete, c'è sempre scritto Blue Girl con questo sfondo color tortora e il Blue Girl scritto in rosa. Inizio a pescare a random, come vi ho detto, e la prima cosa che si vede ragazzi è per l'appunto questa pochettina. Io, se non lo sapete, sono abbastanza in fissa con le pochettine perché mi piace dividere un po' tutto all'interno della borsa, non mi piace avere cose a caos perché poi io quando vado di fretta non riesco mai a trovare le cose che mi occorrono e perdo veramente le staffe, mi innervosisco tantissimo e quindi sì, diciamo che non è una bella situazione in cui vedermi. Comunque è una semplicissima pochettina, veramente di quelle classiche trasparenti che mi piacciono veramente tanto perché riesco a vedere le cose all'interno, soprattutto se ad esempio fa sera, è buio e quindi non ci sono luci, insomma tantissimi accorgimenti che durante il corso delle mie esperienze ho notato. Comunque questa qui è della BioPoint, quando ho acquistato una confezione in profumeria di cose BioPoint mi sono tenuta la pochettina perché è molto molto utile. Infatti un consiglio che vi do: tenetevi tutte le pochettine possibili e immaginabili quando dovete partire, quando dovete cominciare a pacchettare le cose. Le pochettine sono molto molto utili. Comunque sono le cose essenziali che più più mi porto dietro. Allora, come prima cosa, vabbè, c'è la cipria, indispensabile per noi ragazze, soprattutto per chi ha le pelli molto grasse. Io, come vi ho detto in video precedenti, ho la pelle mista, quindi diciamo che dopo 3-4 ore che indosso un tipo di trucco la mia pelle inizia a diventare un pochino più lucida, quindi poi vado in bagno, mi rispolvero un pochino di cipria, come si dice in tutti i film, vado ad incipriarmi il naso, un motivo c'è ed è per le pelli grasse e anche miste, quindi la cipria per me è fondamentale. Questa qui è della Maybelline, la Fit Me, che mi vedete utilizzare sempre in tutti i tutorial perché è la mia preferita del momento. Subito dopo ho questa qui che è una lima, mi è stata gentilmente regalata da mia zia che come me veramente è in fissa su queste pochettine, infatti penso di aver preso da lei. Comunque questa qui è una lima molto molto carina, vi faccio vedere come si utilizza. Praticamente serve per levigare la pelle, se io faccio così, ovviamente lo devo fare per un pochino, tipo un minutino, cioè questa parte di pelle sarà un pochino più levigata, quindi è come se andasse a togliere tipo la pelle morta, sapete, le cellule morte della pelle, e dopo andiamo a stendere poi una crema idratante
e così via. E penso che si possa trovare un po' ovunque. Penso che lei l'abbia acquistata da un estetista. Anzi, poi potete anche acquistarla online, tipo su Amazon, questi tipi di siti qui. Il profumo, quello lì da viaggio della Chanel, che non mi ricordo se ve l'ho fatto già vedere in qualche video precedente. Comunque questo qui è Coco Mademoiselle ed è qualcosa di buonissimo. Questo è uno dei miei profumi preferiti e diciamo che costa, ma vale davvero quello che costa, è buonissimo. Questo qui è proprio il formato da viaggio e si vende proprio con questo tipo di ricarica, vedete? Praticamente questo si smonta, questa qui è la ricarica e poi si può intercambiare tranquillamente. Io lo trovo davvero molto molto comodo perché lo sposto in tutte le borse che ho, me lo porto sempre dietro e quando sento che per esempio il profumo mi sta svanendo mi rifaccio una spruzzata di questo e posso ripartire alla grande. Subito dopo ho questa cremina qui della Deborah Milano. Praticamente questa è una cremina un po' inusuale, però io sono un pochino fissata perché ogni tanto mi si alzano le cuticole. Quindi che cosa faccio? Vado a stenderla sia sull'unghia che sulla cuticola in modo da idratarla di nuovo e quindi di non far sollevare pellicine o altro, perché è una cosa che detesto e trovo veramente antiestetica. Questa qui è la crema unghia nutriente. Vi lascio poi il link sotto in descrizione se volete andare a dargli un'occhiata. La trovo molto molto utile, l'ho acquistata un po' di tempo fa. Subito dopo ho questa cremina qui, che è una cremina idratante dell'aloe bio ed è per l'appunto l'aloe vera, cioè è inodore fondamentalmente, quindi potete utilizzarla se per l'appunto avete altri profumi addosso oppure se dopo volete spruzzarvi altri tipi di profumo, quindi non andranno in contrasto. Mi piace tanto tenerla con me perché soprattutto se sto tanto fuori casa e indosso un vestitino, sapete, la pelle sulle gambe secondo me viene anche un pochino dimenticata da noi ragazze, quindi fa sempre bene comunque idratare la pelle, soprattutto anche sulle braccia, sul décolleté, sulle gambe. Una cosa bellissima di questa è che è nel formato da viaggio, quindi quanto più piccolino è, più potete metterlo in quasi tutte le borse. Vabbè, immancabile il mio Labello, questo è quello lì classico, senza colorazione, infatti vedete è completamente terminato, è veramente finito, ed ecco perché mi collego a questo qui, cioè all'interno dell'altra pochettina praticamente ho quello nuovo ancora imbustato, perché io per tutti i giorni, appena mi si seccano un pochino le labbra, vado subito a idratarmele con il Labello, che secondo me è fondamentale. Poi ho uno specchietto, questo qui di quelli luminosi che vi ho fatto vedere tempo fa, vi si illumini il viso mentre vi truccate, lo trovo molto molto utile. Questo qui me l'aveva regalato una mia amica. Subito dopo questo qui, ragazzi, è lo spray che utilizzo per pulire gli occhiali da vista, perché io non ho problemi di vista, solo che praticamente da lontano non vedo tanto tanto bene, quindi sono occhiali più anche da riposo che mi porto sempre dietro, soprattutto perché se vado al cinema improvvisamente è un guaio per me perché io non ci vedo, cioè me l'ho tutto sgranato e devo stare per 2 ore a guardare il film così, tipo talpa. Questo infatti me l'ha dato proprio l'ottico dove ho acquistato gli occhiali. Voi insomma potete richiederlo e comprarlo dove volete. È terminata la mia pochette. Ho la matita nera, una classica matita nera, giusto per andare a rimarcare l'eyeliner oppure per l'appunto la matita se durante la giornata ha sbavato qualsiasi cosa. Questa qui è della L'Oreal, infallibile, quelle lì che praticamente hanno l'astuccetto e si aprono in questo modo e poi si richiudono. È molto molto comoda perché scrive veramente tantissimo. Subito dopo ho per l'appunto gli occhiali da sole, che questi qui non mancano mai veramente all'interno delle mie borse. Questi qui sono i Ray-Ban Aviator, quelli classici, praticamente è il modello più comune che abbia fatto la Ray-Ban e sì, mi piacciono veramente tantissimo. Dovrei anche pulirli, diciamo. Questi qui vanno veramente bene con tutto, cioè io li abbino davvero con tutto, ve lo giuro. E poi il fatto che siano comunque sul dorato non mi limita, a meno che non sono proprio vestita di nero e di argento, non è il caso di indossarli, però sono molto molto versatili come modello, stanno bene sia se avete un'occasione importante, sia se per l'appunto avete la tuta. Ho un altro tipo di astuccetto, questo qui è di Alviero Martini, lo trovo molto molto comodo perché vedete è fatto in questo modo, quindi è molto molto versatile, si può adeguare a qualsiasi tipo di borsa e qui dentro tengo cose femminili, diciamo, che tutte noi abbiamo, tipo vedete occhi. Abbiamo capito che cosa sono le cose femminili. Io dopo tengo un'agendina, questa qui, che trovo abbastanza comoda, anche perché io molte cose le tengo, le scrivo, le appunto sul cellulare, però sapete, il cartaceo mi piace, quindi io trovo veramente molto molto comodo il fatto di avere un'agendina a portata di mano, non si può mai sapere, e anche perché certe volte succedono delle cose, ad esempio, e dovete scrivere su carta e penna e non avete mai la carta, avete sempre solo il telefono, quindi diciamo che è anche per evenienza, non si può mai sapere che cosa può succedere, quindi avere un pezzo di carta dietro fa sempre sempre comodo, e infatti adesso la vedo.
vedo abbinata a quello, cioè per l'appunto la penna. Questa qui è la penna, vabbè, dell'azienda di Do, che è veramente fantastica perché vedete ha anche il touch, potete tranquillamente utilizzare sull'iPad oppure su un tablet. Quindi carta e penna, ragazzi, secondo me è sempre da tenere dentro la borsetta. Cosa trovo qui? Un cioccolatino. Dove cavolo l'ho preso? A parte che si è anche un po' deformato, quindi è anche tipo stato al sole tutta la giornata, si è squagliato e non è neanche il caso di tenerlo ancora in borsa, perché se io ad esempio vado al mare con questa borsa per fare una passeggiata, quello mi si squaglia dentro Blue Girl e non è il caso di trovare una patacca di cioccolata squagliata. Ah sì, forse quando sono andata a prendere il caffè sabato pomeriggio, ma così proprio. Vabbè, pacchetto di fazzolettini, classico. Questo qui sembra che abbia affrontato la terza guerra mondiale, perché non so che cosa abbia fatto che io praticamente lo sposto di borsa in borsa, perché i fazzoletti sono sempre sempre utili. Subito dopo c'è uno scontrino, sì, di un centro freschi alimentari. Che cosa ho comprato? Ho comprato i tortellini. Ah sì, per Domenico che voleva i tortellini l'altra sera. Vabbè, poi quello che tutte noi abbiamo all'interno della nostra borsa, insomma, il portafogli. Questo qui, ragazze, è un portafogli davvero fantastico perché ha una capienza fuori dal normale, ve lo giuro. A parte che, vabbè, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho all'interno, però è veramente super super capiente e io infatti sono un po' in crisi per quando dovrò cambiarlo, perché già adesso tipo si sta un pochino staccando qui ai lati, si sta scolorendo ed è un grandissimo peccato. Infatti devo partire già alla ricerca di un portafoglio super super capiente, e mi stava già piacendo quello di Michael Kors, che soddisfa tutte le mie esigenze. Devo andare a mettere tante tessere, perché voi se non lo sapete io sono una tessera addicted. Io entro in qualsiasi tipo di negozio e devo farmi la tessera se quel negozio ha la tessera. Non so perché, ma la voglio avere, la devo avere, quindi mi faccio tutte i tipi di tessera. Poi arrivo a un certo punto che non riesco a contenerle più, ecco perché mi servono portafogli super super capienti. Poi praticamente qui vedete all'interno è quasi vuota. Come ultima cosa, poi vabbè, ho l'elastico per capelli che tutte le donne devono avere nella loro vita, cioè questo non può veramente mai mancare, perché l'elastico per i capelli per le donne è fondamentale. E subito dopo ho questo qui, che tra l'altro mi ero anche dimenticata di avere, perché domenica sono andata al centro commerciale e dentro al centro commerciale della mia città c'è Limoni, la profumeria che tutte voi conoscete, insomma. Praticamente stavano facendo un tipo di promozione, chiamatela come volete, non so che cos'è, è tipo una convenzione che Limoni ha fatto con Smashbox. Adesso vi voglio far vedere questo Deplian. Questo qui è il tipo di collaborazione che sta facendo Limoni e la Gardenia, quindi l'altro tipo di profumeria, con Smashbox. Praticamente voi pagate tipo delle lezioni di trucco, ad esempio qui c'è scritto la lezione singola viene 20 euro, lezione per due persone 35 euro, per tre persone e così via, vedete? Praticamente è una cosa fantastica, perché voi potete scegliere il tipo di lezione che vi possono far vedere e vi insegnano i makeup artist della Smashbox, e ve lo trovo una cosa utilissima, ragazzi. Io infatti sono ancora indecisa su quale scegliere, anzi se vi va, ragazzi, commentatemi qui sotto con dei consigli in base a quale lezione voi volete che io faccia, anche perché avevo già in mente di farci tipo un tutorial al riguardo, di farvi vedere qualche tipo di spezzone nel momento in cui mi insegnano a truccarmi o mi insegnano a fare un determinato tipo di trucco. Così ve lo ripropongo, anche perché quella era la mia idea, e lo trovo davvero molto molto utile. La sofisticata e chic, quindi tipo con un look sia per il giorno che per la sera. Poi ci sta il trucco esclusivamente per le serate, il trucco per la luce, quindi un viso molto luminoso, e a me questo mi stava abbastanza piacendo. Poi ci sta il focus sugli occhi, quindi un trucco concentrato sugli occhi, e il trucco contouring. Io sono indecisa fra il contouring e quello luminoso, perché penso che sia un pochino la base di qualsiasi tipo di trucco. Fatemi sapere qui sotto se vi interessa. Ovviamente in quel tipo di video che andrò a fare, quando poi andrò a fare la lezione, vi dirò tutto quello che ci hanno insegnato e tutto quello che ci hanno detto. Andrò un pochino più in profondità riguardo questa cosa, e penso che comunque si stia ancora facendo in questo tipo di profumeria, quindi sia Limone che la Gardenia. Se ce l'avete nella vostra città, fateci un salto, informatevi, perché secondo me è una cosa molto molto utile. E comunque voglio dirvi che la lezione singola costa 20 euro. Alla fine parlerete e vi insegneranno a truccarvi makeup artist qualificati della Smashbox, quindi secondo me è un'occasione fantastica da non perdere. Comunque vi ho detto, qui dentro abbiamo terminato, quindi vi faccio vedere che cosa tengo all'interno delle taschine. Nella taschina più piccolina non tengo niente, anche perché mi urta che sia piccola, certe volte non riesco ad andare in profondità. Nella taschina accanto invece tengo le gomme da masticare. Queste qui sono le mie preferite, ci sto veramente sottissimo, sono le mie preferite in assoluto, anche perché
non sono aggressive come sapore, non è invadente, però rinfresca allo stesso tempo, quindi mi stra piace e ce l'ho sempre con me, quindi lo riacquisto sempre. E subito dopo, che cosa c'ho? Ho altri tre tipi di profumi, ragazzi, questi mi ero anche dimenticata di averli, vi giuro. Vi faccio vedere che cosa ho. Due della Miss Dior, praticamente questi qui sono identici. Sono praticamente campioncini che vi danno nelle profumerie. E questo qui invece, questo qui invece lo tenevo per Domenico. E subito dopo, come ultimo taschino, ragazzi, vi faccio vedere quello che vi dicevo prima. Sapete, quelle taschine che ci sono in tutte le borse, che secondo me sono super comode, perché si tengono le cose un pochino più al riparo dalla polvere oppure da occhi indiscreti. E io qui che cosa ci tengo? Ci tengo gli occhiali da vista, perché non voglio che per l'appunto mi si sporchi l'astuccetto, che è questo qui di Dior, perché sono, sì, i miei occhiali da vista sono quelli di Dior e sono questi qui. Erano praticamente quelli che vi dicevo prima, perché non mi manca granché, però certe volte sento davvero l'esigenza di metterli, tipo adesso vedo tutto più definito, anche se non è tutto molto lontano. Però vi ho detto, essendo la riposa, vedo comunque tutto più chiaro, più definito. Adesso li tolgo perché il video l'ho iniziato senza. Più in là vi farò anche un video con gli occhiali, tanto li indosso sempre a casa, anche perché mi rilassa l'occhio, non mi sforzo, sono molto utili. E ragazzi, come ultima cosa, ovviamente le chiavi di casa con il mio super portachiavi di Las Vegas, quando sono andata a Las Vegas. Questo è davvero molto carino. Ci sta praticamente un cocktail, un rossetto e una scarpina. Mi piace un casino, anche perché è piccolino, è girly, quindi è molto femminile. E sì, vabbè, c'è una chiave, fa un pochino ridere come chiave, però a me serve solo una chiave, perché poi ho altri tipi di chiavi e i mazzi di solito li lascio qui a casa, quella della macchina mi porta un pochino. E poi ragazzi, starete sicuramente chiedendo dov'è il mio telefono. Il mio telefono adesso sta filmando questo video. Ho un iPhone 7 Plus che utilizzo per filmare i miei video. Infatti stavo vedendo ultimamente su Amazon qualche tipo di fotocamera compatta con lo schermino orientale, e penso di fare questo tipo di acquisto a breve, così la mia risoluzione migliorerà, insomma ci saranno tanti piccoli accorgimenti. Niente ragazzi, il What's in my bag è terminato, come potete vedere, perché non c'è più niente praticamente in questa borsa, è tutta vuota. E però avete visto, è davvero molto capiente, quindi questa borsa è super promossa con un bel 10, soprattutto per i colori che ha, che sono fantastici. Questo qui ragazzi era, come vi ho detto all'inizio, il What's in my bag aggiornato, quindi una summer edition. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Ovviamente potete ispirarvi su quello che tengo io nella borsa, oppure scrivetemi qui sotto quello che invece voi tenete nella borsetta, così possiamo scambiarci idee e quant'altro. Io spero che per l'appunto vi sia piaciuto questo video, fatemelo capire lasciandomi tanti pollici in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video, seguitemi sui social, dove preferite ragazzi. Vi mando un bacione grandissimo e io come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!